noi qui, siamo soli qui, noi sì, soli qui. Fai di me quel che vuoi, sono qui, faccia d'angelo, e David di Michelangelo, e occhi a giolo, dalle di cose che mi piacciono. Sembravi Quasimodo. Ci son cascato di nuovo, oh sì, ci son cascato di nuovo. Oh mio Dio, pensi sia un gioco? Oh sì, sì, vedermi prendere fuoco. Oh sì, oh mio Dio, ci son cascato di nuovo. Tu sei mia, tu sei. Oh sì, ci son cascato di nuovo. Oh mio Dio, sì. Buonasera mille, grazie di essere qua. Oh sì, eri credibile fino a lì. Poi già sembravi. Cos'è questa cosa? Questo. Cioè, questo è il mio nuovo quadro. Già sì. Sapete che lui raffigura quadri, no? Sì, Achille, sì, certo. È un riferimento culturale. Certo. Bello. È il ritratto del noto filosofo italiano del XVIII secolo, ah. Enrico Potteri. Enrico Potteri? Sì. Discepolo di un anziano saggio, certo, che al contrario di Socrate decise di scrivere soltanto e di non parlare mai. Ah, infatti okay. Tutti lo chiamavano il maestro silente. Allora, Achille. Signore Achille. Enrico Potteri, vedete, ha un sacco di seguaci anche qua a OnlyFans. Il suo motto, expecto patronum, fu alla base dell'illuminismo. È chiaro. Come l'humus. Certo. La sua fu un'esistenza piena di illusioni. Sì. Quando si innamorò per tutta la vita di una ragazza segretamente, si chiamava Ambra Cadabra questa. Beh, salutiamo Ambra. Ciao Ambra. Il giorno in cui finalmente trovò il coraggio di chiamarla per nome, lei sparì. Certo. Fu da quel momento che Enrico Potteri cominciò ad andare in giro con una scopa. Perché? Nella sua immensa saggezza diceva sempre: se chi va con lo zoppo impara a zoppicare, chi va con la scopa. Certo. No. Ma allora, Achille! Quale Enrico Potteri? Quale filosofo? Quale cultura sei vestito da Harry Potter? Ci son cascato di nuovo, oh sì sì, ci son cascato di nuovo. Oh mio Dio, pensi sia un gioco, oh sì sì, vedermi prendere fuoco. Musica, ma che? Oh mio Dio, ci son cascato di nuovo. Oh sì sì, ma che sta succedendo? Devo dire. Ma un po' di ordine, diamine! Un po' di ordine! Ascolta, ma Achille, cosa stai facendo di bello in questo periodo? Oh, sì, sì. Che risposta è? In questo periodo sto preparando una balla. Una balla? Una balla. Bugia? Ma no, una balla quella che fai con la corpa. La corpa? A tempa di musico, capito? Un coreografio tipo il Macareno, capito? Ah, una coreografia! Un ballo, sì. Quindi, un ballo, però ballo è maschile, balla è femminile. Oh, ancora queste distinzioni, ma che è sta roba? Non oh. È distinzione, non so, è ma siamo nel 2022. Sì, la lingua ma, è quella, Ma dobbiamo abbandonare questa visione ancestralmente sessista. Com'è la visione? Che visione sarebbe? Ma oggi non esiste più maschio, non esiste femmina. Vabbè. Oggi è tutto uguale. Okay. Oggi devi essere liquido. Liquido? Liquido, come me. Devi essere, sì, tu sei liquido. Io sono liquido. Certo. Devi essere liquido come, non lo so, come un igienizzante nel dispenser. Cos'è che paragone è? Che ognuno può prendere un po' di te, capito? Vabbè. Achille, allora parlaci della balla che stavi preparando. Non c'è la U. Sai, ormai. Non è che si mettono le vocali a caso, c'è una logica, scusa. Comunque, è una balla che sto preparando per la mia nuova video. Invece tu sei un purista. È un coreografio visionario che praticamente funziona così. Cioè, siamo io e un ballerina. Ah, che bello! Raccontaci! No! Un ballerina maschio, diciamo. Maschio, cioè liquido. Liquido. E praticamente funziona così. Cioè, prima metti una mano al cinturo,
e te lo levi. Okay. Poi una mano alla pantalona e te la levi. E poi parte il tanga. Certo. Oh. Che il tango ballo. Che fa parte della coreografia. No, no, proprio il tanga, la mutandina, te levi pure quella. Un po' al contrario, il tanga sì, è giusto. E si resta nudi. Mm. E in quel momento poi si inizia a girare. Il video? No, il ballerino. No. No. E poi cosa succede, Achille? Oddio. Ci sono cascato di nuovo. Oh sì sì, ma ci sono cascato di nuovo. Sì, sì, è un gioco. Oh sì, sì, vedermi prendere fuoco. Che oh, bel progetto. Sì. Oddio, è la nostra. Oddio. Eccoci. Allora, è un momento particolare di Achille. Ci siamo. Ci siamo. Eccoci qui, nudi e indifesi, come alle origini del mondo. Adamo ed Eva addentarono la mela e Dio li condannò. Il dente del giudizio. Non so mai se... Una questione di etica e di morale. Le leggi divine. Prendi tutto, tranne il frutto che vuoi, il paradiso terrestre. Prende tutto, tranne il canale che vuoi, il digitale terrestre. Preferivo quando sbagliava le vocali. E Noè disse: gli animali entrino pure, una coppia per volta. Ci sono due coccodrilli. Achille. Ed un orangutano. Achille. Due piccoli serpenti. Una quella reale. Un gatto. Un topo. Un elefante. Dai. Non manca più nessuno. Solo? Solo. Solo non si vedono le due leopore. Allora, Achille, dai. Dio. Questo qua è una pilastrocca. Dio benedica i tuoi leocorni. Ma no. Dio. E così sia. Ma cosa? Questa... Ma voi non alimentate questo ego mostruoso di un cialtrone. È una canzone per bambini. Cosa? Ci sono cascato di nuovo. Oh sì sì, ci sono cascato di nuovo. Oh my God, pensi sia un gioco. Oh sì sì.